Chiara Frigeri è morta in ospedale a Castelfranco Veneto a soli 18 anni dopo 5 giorni di agonia. La 18enne si era sentita male domenica scorsa a Monfumo, in provincia di Treviso. A dare l'allarme dopo il malore è stato il fidanzato, un 30enne piemontese, che si trovava nella stanza da letto della giovane dove la ragazza avrebbe assunto della cocaina. Dopo poco il malore, Chiara non respirava ed era priva di sensi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che le hanno praticato le manovre di rianimazione. Poi ricoveri in ospedale, ma purtroppo per la 18enne non c'è stato nulla da fare. Chiara lascia la mamma, il papà e i fratelli con i quali viveva. La posizione del fidanzato sarebbe già stata vagliata dagli inquirenti. Quella sera lui non avrebbe assunto sostanze stupefacenti insieme alla 18enne, che si sarebbe procurata da sola la cocaina, o quello che pensava fosse cocaina. Le analisi disposte dagli inquirenti hanno l'obiettivo di definire con certezza la sostanza assunta dalla giovane, se fosse tagliata male. L'indagine dovrà accertare chi ha venduto la droga a Chiara. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo della diciottenne.